오빤 강남 스타일. 강남 스타일. Questo programma è offerto da La Capannina, via di Barbiano 34 a Bologna, telefono 392-71-599-46. Altero, via Indipendenza 33, telefono 051-23-47-58 e in via Ugo Bassi 10, telefono 051-22-66-12. Componendo, in via Einstein 53 a San Giovanni in Persiceto Bologna, telefono 051-681-0990. La Lucciola, via Bondanello 30 a Castelmaggiore, telefono 051-71-1013. Beh, siamo già arrivati alla sesta, settima, noi siamo dappertutto, cioè dentro, fuori, Gundam in mezzo, in stazione, andiamo a prendere anche il treno. Un saluto agli amici di qui Bologna. Un caro saluto agli amici di qui Bologna. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Mi prendono già in giro qui a Modo Show di Bologna 2012. Siamo con Luca, Andrea, Carlo, Simone, Baldo. Che ora sono, Simone? Oh cazzo, avevo davvero anche le battute si possono fare qui al Motor Show. Ma voi venite dalla Campania, ho sentito un po' l'accento, o sbaglio? Assolutamente no, Roma. Sì, sì, Campania, brevemente. Forlì. Eh beh, sta in Campania, c'è la Campania. Sì, la Campania. Sì, c'è la montagna. E niente, voi siete qui ovviamente per le macchine. Sì. Sì. Accontentarti del solito negozio. Fai la scelta giusta, fai la scelta alternativa. Planet Express 2010, imballaggio professionale, spedizioni in tutto il mondo di qualsiasi tipo e misura, consegna garantita entro le 48 ore in Italia. Planet Express 2010 è in via Manfredonia 52/28 a Foggia, telefono 348-094-7522. La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, mani, fino alla pista che non esiste. La cavalcherò sui venti e gli uragani.
la rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione e che mi dicono buon viaggio alla Ciodrom. Ti porterò. Planet Express 2010 è in via Manfredonia 52/28 a Foggia. Telefono 348 094 7522. Siamo con Luca Marconi, mondiale super sport, un ragazzo giovanissimo, si è trovato così dalle prime mini moto a moto importanti adesso. Sì, è un bel passo questo che farò nell'anno prossimo con la Honda ufficiale Team PTR. E non vedo l'ora di iniziare, adesso ci saranno i primi test a gennaio e aspettavo con ansia questo momento. Senti, ma cos'è questa Romagna che ha il motor? Cioè, vi emoziona, vi crea dei grandi piloti, delle grandi occasioni, e tutto in pista sempre in Romagna. Sicuramente la Romagna è quella che ha più circuiti in Italia dove allenarsi, dove c'è il pubblico. E quindi niente, io faccio questo mestiere da quando sono piccolo e spero che continui nel tempo. Senti, un mondiale è impegnativo perché ci si confronta su circuiti importanti con piloti internazionali, quindi altrettanto importanti, è una palestra nella quale bisogna sempre essere perfetti, precisi, pronti anche fisicamente. Sì, esatto, io mi alleno due volte al giorno, tutti i giorni, domenica compresa, quindi è un bello sforzo che si fa. E poi con la moto cerco di andare il più possibile, ovviamente non posso andare con la mia moto che uso per correre, però con qualsiasi moto va bene allenarsi. Quindi l'auto rimane sempre in garage, sempre la moto, anche d'inverno? Sì, giusto il tragitto per andare in palestra. Indispensabile. Indispensabile. Senti, la stagione va a iniziare quando? Incomincia il 24 febbraio in Australia, Phillip Island. E poi si passerà all'India e poi si tornerà in Europa e si starà fino a settembre in Europa e poi ci sarà anche Russia quest'anno come l'anno scorso, ma la novità è l'India. Parliamo del tuo team, della tua moto, no? Il team intanto lo presentiamo? Sì, il team è PTR Honda, è moto ufficiale, super sport. Ha avuto sempre ottimi piloti fino all'anno scorso, cioè fino a quest'anno, e niente, speriamo di fare il salto come hanno fatto loro. Caratteristiche della moto? Quattro tempi, 600, sospensioni bitubo, elettronica Motec, è una moto come tutte le altre e ha bisogno del manico, insomma, occorre il manico. Occorre il manico, esatto. Quello che si stanno organizzando in questo team è trovare il manico. Allora, questa tua grande passione, noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo, ti seguiremo, vediamo che cosa succede, anche perché insomma seguirti in giro per il mondo, ma da Savignano a Bologna, Roma, non è così lontano. No, spero che mi seguiate anche più in là di Bologna, quindi assolutamente sì. Crepi il lupo e ciao a tutti.